Lo smash assomiglia abbastanza al servizio, almeno per quanto riguarda la dinamica dell'esecuzione. In questo caso, naturalmente, non si lancia la palla, ma la si deve aspettare, per lo più con il piede sinistro davanti a quello destro. Così. È chiaro però che tutto dipende dalla tua posizione in campo e soprattutto dalla difficoltà del pallonetto, che ti costringe quasi sempre a giocare lo smash in movimento. Avanzando o indietreggiando, abbiamo trovato la posizione. Adesso puntiamo la palla con la mano sinistra, portando nel contempo la racchetta dietro la schiena. Non facendo così, è quasi certo che colpirete la palla in ritardo, mandandola abbondantemente fuori campo. Così come nel servizio, è bene colpire la palla nel punto più alto possibile della sua parabola, cioè alla massima altezza che la nostra elevazione e il nostro allungo braccio-racchetta ci consentono. Riassumendo, puntare la palla con la mano sinistra dopo aver trovato la giusta posizione sul campo e impattare la palla al vertice della parabola descritta. Tutto, naturalmente, dipende dalla difficoltà del pallonetto. Caratteristica principale dello smash di Borg non è tanto la potenza quanto la precisione. Ricordate che uno smash ben piazzato risulterà quasi sempre vincente.